Hola, abbiamo fatto tutto, la bici è pronta, la colazione l'abbiamo fatta, e ora mi vado a fare l'ultima doccia della mia vita, o almeno per chissà quanto tempo. Quindi, poi lasciamo l'hotel e andiamo. Devo dire che per la prima volta sono veramente triste di lasciare una città, ti giuro. Qua si sta veramente da Dio, perché c'è tutto, che è una grande città, c'è veramente tutto, eh. Di una cosa e c'è. Tipo anche Burger King, queste cose qua, centri commerciali, le giostre, le persone sono molto, molto belle. Ho chiacchierato un po' questi giorni, molto carini tutti, e poi c'è un mare spettacolare. Ma la cosa che non c'è è il casino. Cioè è incredibile, è una grande città. Ma veramente è tranquillissimo. C'è uno spettacolo. Questa è la mia città ideale. Io verrò a vivere ad Uptown un giorno, me lo sento. E quindi veramente sarei rimasto un altro giorno almeno. Sono abbastanza triste di lasciare Uptown. Però che vuoi fare? L'avventura deve continuare e ora ci aspettano 2000 km di deserto. Spettacolo, non vedo l'ora di farmi sta pedalata nel deserto. Oh, era proprio quello che aspettavo dall'inizio, guarda, proprio una cosa nuova. Qui al supermercato di Aktau ormai sono una celebrità. Hanno voluto anche il mio video dove dicevo Salem Kazakistan. Ho salutato tutti. Faccio la seconda colazione. E ho riempito le bocce d'acqua. E ora si parte, eh? Ve lo giuro, adesso si parte. Ce la metto tutta per andarmene da Uptown, ma non è facile, sapete? Signor Cammello. Ho messo anche la bandana sulla testa perché sto sole mi allucina. E questa immagino sia la fine che fanno le macchine che si rompono nel deserto. Le appendono così, come trofeo di guerra. Suggestivo, vero? Madonna. Sto morendo. Ho fatto 85 km con 3 litri d'acqua, ma tiratissimi, eh? 3 litri d'acqua e una mela. Ma qui. Ma non mi farà più cogliere impreparato. Mamma mia, caldo esagerato. Poi c'è un vento costante che ti secca la bocca. E ti distrugge lentamente.
Mamma mia. Sarà una bella prova questo deserto. Mia, c'è la gente che va a giro col passamontagna. Penso per non farsi bruciare il viso. Assurdo. Hanno voluto farsi anche la foto con me, due ragazzi. Oi, oi, sta diventando una comica. Ha detto dove vieni? Dall'Italia. Gli avevo chiesto dove posso comprare da bere. Ora sono ripassati. Mi hanno chiesto dove vieni? Dall'Italia. In bicicletta? Sì, facciamo la foto, vieni. Oi, oi. È arrivato il signore, mi ha visto e mi ha regalato un'altra bottiglia d'acqua. Andiamo matti qui, eh. Troppo forti. Ecco qua, questo è l'assetto da deserto. Abbiamo un 3 litri in più d'acqua. Ora sì, non si può mica rischiare qui. Mi sembra di aver capito che qua di turisti ne passano pochi perché mi hanno fermato 10 persone. Ciao Italia! Ciao Italia! Ciao Ehi! Italia! Ciao Wow! Mangstau! Vai Vietta! ragazzi! Anche questi mi hanno chiesto il video, mi hanno fatto di qualcosa, chi lo sa che mi hanno fatto, non si sa. Ma stavolta gliel'ho fatto anch'io il video, eh. Chissà che cazzo c'hanno da suonare, cioè. Tun tun tun! Prossima volta se mi suonano. Mi salutano tutti. Basta, mi sono stancato di essere salutato da tutti. Fatevi un po' i cazzi vostri. Cavalli selvatici, così romantico. Come mi guardano? Italia, paese di sas. Italia, Italia. Italia? Cresco in Italia? Yeah. È incredibile, mi ha fermato anche la polizia. Volevano la foto pure loro. Dio buono, mi volevano dare pure un passaggio. Ha detto che tra poco viene notte. Ma io ho rifiutato gentilmente, ho detto ma a me mi piace pedalare. E ora sono qui e ho trovato questa serie di grotte. E ora andiamo ad esplorare. Speriamo non ci sia qualche giaguaro dentro. Che formazione strana. Sembra calcestruzzo.
Chissà gli animali che ci sono là dentro. No, andiamo in questa qua accanto che deve essere ancora più bella. Adesso è fatta tipo a corridoio. Andiamo ad esplorare. Che figata. E se dormissi qui stanotte? Sarebbe bello, eh? Sono le 8:20. Anche se c'è ancora un sacco di luce. Ci penseremo. Da qui che montanaro. Salgo anche con le scarpe da bicicletta, con le tacchette. Che figata, eh? Good morning, my friends. Stanotte ci ho provato a dormire nelle grotte, ma era un po' scomodo, quindi ho pensato con la tenda qui. Ho dormito benissimo e stanotte c'era un cielo stellato incredibile. Non ci si può credere quello che si vede qui di notte. Non c'è una luce chissà per quanti chilometri. Quindi il cielo è perfetto. Veramente, non c'era una nuvola come ora. Oh, si sta da Dio veramente. E ora sono a 40 km dalla prima città, quindi mi metto a pedalare. E poi mi sembra di aver visto che la prossima è tra 200 km. Boh, non lo so come si farà. Ma se magari c'è qualche paesello che non è segnato sulla mappa, chi lo sa. Insomma, come sempre noi le cose le andiamo a scoprire di persona. Quindi via, ora smonto tutto e parto. La prossima città è a 120 km. Con sto caldo? Boh, ci si prova, come sempre.
dovuto mettere i manicotti perché mi si stavano strillando le braccia. Questo qui ieri mi sono strillato il naso, quindi ora questo qui me lo metto su. Che picchia davvero. Sono le 2:30 quasi. Piccola siesta, tra l'altro qui non ti puoi fermare dove ti pare perché c'è il vuoto. Se ti fermi lì in mezzo alla strada sei morto, veramente. Per fortuna ogni tanto ci sono queste... Questa è una fermata dell'autobus. Là c'è un paesello, non so, saranno 20 case addirittura. E quindi la sfrutto, perché sennò non ti puoi fermare da nessun'altra parte. E ora questa strada qui, di qui in avanti, mi sa che non c'è nulla. Ce lo fa ancora 60 km per la prossima città. Mi faccio uno spuntino, mi riposo un attimo e poi riparto. Sto caldo qua ti distrugge davvero. Ti guarda come mi sei arrossata la mano. Qui. Fai conto che finora io sono partito senza crema solare, non me la sono mai messa. Non ho mai avuto problemi. Invece qui c'è proprio un altro sole, eh. Ti bombarda. Macchine rotte. E là dietro altre macchine rotte. Però guarda che canale che è questo qui. È arrivato alla città. 150 km, sono stanco morto, solo che devo fare 3 km sulla stradina sterrata, chiaramente, se no è troppo facile, ma sono cotto, quindi me la cammino, guarda, perché non ce la posso fare a fare la strada sterrata in bicicletta. Ma è il culo. Sono arrivato. Non ho la frutta. Datemi la forza, ragazzi, datemi la forza per andare avanti. Sono proprio belli i cammelloni, sono così grossi e si muovono così piano. Con eleganza, però si mastica a bocca chiusa, signor cammello lì, ora non ci rimane male, però ci è rimasto male. Mi sembra una città deserta, ma andiamo a vedere, se no siamo morti e moriremo di stenti. Ah, vediamo un po'. Guarda te, che cazzo di posto. Boh, mi sa che si muore a sto giro. Ci fosse qualcuno. Mi faccio sapere se trovo qualcosa. Qui il judo piace parecchio, eh? In tutte le città ci sono i cartelloni con appese le foto delle squadre dei ragazzi di judo.
Solo che io continuo a non trovare un posto dove comprare acqua e cibo. Oh, c'ho le labbra che sembra due prugne, Dio Cristo. Ah. Ho trovato una botteghina con sei ragazzi dentro. Ho trovato questo affare, non so nemmeno che cazzo sia. Però è buono, quindi me lo mangio. Tra l'altro i ragazzi col coltello si sono messi lì a cercare di aprirmi questa scatoletta. L'ho fatti un po' dannare, ma che vuoi fare? Madonna, qui non c'è veramente un cazzo di niente, incredibile. Devo controllare quanti chilometri sono dalla prossima città, perché è un casino. Via, pausa cena. E penso di aver preso abbastanza acqua per domani, perché la prossima città è a 100 km. Città. Bisogna vedere se si può chiamare città. Però il prossimo rifornimento è a 100 km. Adesso pedalo finché c'è luce. È così. È così in casa questa. Pedalo finché c'è luce. E mi trovo un posto per piazzare la tenda.